Buonasera a tutti quanti voi, carissimi amici. Ci troviamo qua stasera insieme a tutti i medici, non solo al personale medico ma anche a quello paramedico, a ricordare un attimo quello che è stato l'ospedale di Soveria Mannelli, quello che l'ospedale ha dato alla popolazione e quello che la popolazione ha dato all'ospedale di Soveria Mannelli, perché chiaramente la bontà del trattamento, delle risposte che l'ospedale stesso dava all'utenza era un salto in alto e quindi con qualcosa che faceva capire che l'ospedale di Soveria Mannelli aveva all'epoca un futuro che noi abbiamo sempre sostenuto. Siamo sempre riusciti ad andare avanti con tutti quanti i problemi che l'ospedale ci creava ogni volta, ben sapendo che comunque saremmo riusciti ad avere qualcosa sempre di ottimo, non di buono, di ottimo. Che cosa è significato l'ospedale di Soveria Mannelli? L'ospedale di Soveria Mannelli ci ha dato la possibilità di crescere, soprattutto noi, perché ci siamo trovati tantissime volte di fronte a dei punti interrogativi, a dei bivi che dovevamo decidere se andare davanti, se andare a destra o a sinistra per poter portare avanti, ripeto, il nostro ospedale. Non sempre ci siamo riusciti, ma non è stata colpa nostra e non è stata colpa di nessuno. Era proprio perché forse probabilmente era qualcosa di più grande di quello che noi potevamo dare. Ma l'ospedale ci è rimasto nel cuore, con l'affetto, con tutte le cose positive e anche, perché no, negative. Ma in quei momenti ci siamo messi insieme tutti quanti, ci siamo riuniti e abbiamo capito che bisognava lavorare per poter migliorare ancora di più l'ospedale di Soveria Mannelli. Oggi l'ospedale credo non è più quello di 30 anni fa, di 40 anni fa. L'augurio sarebbe quello di poter ricominciare. Io forse sarei uno dei primi a ritornare in ospedale a Soveria Mannelli per dare qualcosa di quello che l'ospedale ci ha dato a noi. Chissà, forse un giorno ci riusciremo. La cosa bella è vedere un pochino tutti questi amici, questi carissimi medici, qualche paramedico c'è davanti con noi e vediamo un attimino la gioia, la sensazione di star bene dopo tanti anni, come se volessimo cancellare il tutto e ricominciare da tanto. Questo sarebbe l'augurio per il nostro ospedale. Grazie.